Raga, non potete capire, sono troppo emozionata. Cioè, stasera ci sarà la festa di Dario, a sua insaputa, a sorpresa, e io non ho potuto dire nulla su Instagram. Sto facendo anche dei TikTok, quindi ve voi vedrete tutti i retroscena di questa festa. E su Instagram pubblicherò le storie domani, quindi il 2, ma comunque il video lo vedrete sicuramente dopo. Vabbè, non sto capendo nulla, comunque sono troppo emozionata. Devo ringraziare innanzitutto Giusy Piccirillo, che è la mia event planner del cuore. Lei è eccezionale, ragazzi. Tutte le mie feste, lei è bravissima. Qualsiasi cosa dovete fare, feste di compleanno, ai bimbi, a voi, un diciottesimo, 40 anni, un battesimo, un matrimonio, qualsiasi cosa, lei fa tutto lei. Ha uno stile, vi fa fare bella figura, è bravissima. E quindi so già che sarà una festa bellissima. Dario non si aspetta nulla, raga. Madò. Sono troppo troppo. Poi lo faremo in questa location che è un ristorante bellissimo di una mia follower che è di cui il marito è uno chef bravissimo, si chiama Valentino e si trova a Nola, si chiama Bertis Bistrò. Io sono andata già tante volte, si mangia benissimo, quindi ve lo straconsiglio. A parte una location bella anche per fare degli eventi, ma poi si mangia bene. Pure se vi volete mangiare una bella pizza, anche degli antipastini carini. Anche i primi piatti sono molto forti, anche la carne, vi dicevo, anche la carne la fanno molto buona e si chiama appunto Bertis Bistrò e si trova a Nola. Noi ci andiamo spessissimo, lui non si aspetta nulla, infatti ho detto: ah, amore, ci hanno invitato, dobbiamo andare a fare questa cena da Bertis che ci farà una degustazione, mettiti carino. Lui: amore, mettiti la giacca. Lui odia le giacche. No, amo, mettiti la giacca, devi stare elegante. Quindi, madò, raga, troverà tutti gli amici là. Sono troppo troppo contenta di questa cosa e niente, sono troppo emozionata, adesso mi fermo, se no mi scappa anche la lacrimuccia. Comunque Dario è una persona che se lo merita, perché veramente al di là di tutto è un bravo compagno, un bravo padre, quindi secondo me lui non voleva festeggiare, perché poi comunque oggi è anche il giorno dei morti, quindi sicuramente, anche se lui non lo dice, perché sempre è la persona forte che non gli va di trasmettere comunque negatività, però io so lui a cosa comunque sta pensando e perché anche non voleva festeggiare, anche perché una nostra amica comunque ha avuto un intervento d'urgenza, è stata male, comunque per tanti motivi, oltre comunque alla perdita del suo papà, che comunque anche se è successo tanti anni fa, so che comunque lo fa stare male. Quindi ecco che ci sono io a festeggiare, comunque perché va festeggiato, poi comunque Dario compie 40 anni, un'età importante, e poi comunque vi ripeto, se lo merita, veramente se lo merita, al di là che il mio compagno, ma proprio perché è una brava persona che dà tanto agli altri e quindi se lo merita davvero. Però io devo ringraziare sempre Giussi, veramente. Comunque vi metto il suo tag nel box informazione, vi lascio anche l'indirizzo del ristorante Bertis Bistrò, di Giussi Piccirillo, la planner, così qualsiasi cosa, se volete fare anche voi una festa, una serata, potete contattarli. E niente, raga, io adesso continuerò in questa giornata di preparativi e vedrete tutto in questo vlog. Raga, ma la bellezza di questo trucco? Cioè, ditemi la bellezza di questo trucco della mia Mary Maria D'Ambro. Raga, lei è bravissima ed è la mia truccatrice, veramente eccezionale. Se non la seguite su Instagram, seguitela. Guardate che bel trucco che mi ha fatto. Cioè, mi risalta un sacco gli occhi. Adoro. Grazie, Mary. Siamo quasi pronti, Quasi ragazzi. Che pronti. emozione, non potete capire, ne stanno succedendo di ogni. Tra un po' mi arriva l'abito. Chissà. Benvenuto.
Grazie Valentino! Davanti al computer che sto montando il video e mi è venuta in mente di dire questa cosa, perché ogni prima, quindi metterò questa parte proprio all'inizio, prima del video, perché ogni volta che pubblico un video su YouTube, sapete che ultimamente non sto pubblicando tanti video, pochi, e leggo sempre dei commenti molto molto cattivi, ma proprio veramente ora mi vedo che su YouTube le cose non sono cambiate, c'è sempre tanto, tanto, tanta cattiveria, ma proprio tanta frustrazione, commenti imbarazzanti, cioè che manifestano veramente una frustrazione, una infelicità, perché ovviamente se una persona è felice, sta bene, non si mette a insultare, a offendere gli altri, quindi... Cioè, volevo dire questa cosa, ma tutto a posto, cioè, ma che è successo? Avete qualche problema? Se volete sfogare con me, le persone ovviamente che offendono, ma tutta questa gente, dico, cioè, avete dei problemi, però ci sono psicologi, psichiatri, insomma, centri di terapia, insomma, che vi possono aiutare, qual è il vostro problema nella vita, siete infelici, non trovate nessuno che vi prende, perché giustamente che vi piglia. Dico, vi volete sfogare sotto i miei video e va bene, se volete fate pure, tanto voglio dire, ma i vostri commenti che leggo, cioè, ma mi sono fotte, quindi vabbè, commentate pure, cioè, volevo dire, potete pure commentare, cioè, sfogatevi, mi rendo conto che le vostre vite sono molto brutte e infelici, tanto i vostri commenti io non li leggo, cioè, non mi fanno né caldo né freddo e continuo la mia vita, cioè, voi commentate me, ma io non so neanche voi chi siete, cioè voi non esistete, siete il nulla, quindi praticamente un vostro commento è zero, cioè, quindi magari impiegate il vostro tempo in modo migliore, però fatevi una vita che non avete, quindi vabbè. Bene, ciao a tutte le altre persone che invece mi amano e mi vogliono bene, vi voglio tanto bene.
Fregate, no? Quando vi offendono, vi criticano sui social, cioè sto da 10 anni sui social, fregatevene, raga, fregatevene, perché purtroppo la gente è cattiva e frustrata. Cioè, ma poi sulla base di cosa offendete, commentate, quell'aspetto fisico è poi rifatta. Guardi, ma mi sono rifatta che sono robusta. Cioè, ma quando una persona si rifà, scusate, perché quando fa parte, se pure mi fossi rifatta da testa a piede e mi avessi fatto 50 interventi chirurgici, ma vi ho chiesto i soldi a voi. Cioè, qual è il problema vostro? Volete rifare? Rifatevi. Non mi volete fare? Non rifatevi. Però non rompete le scatole agli altri. Cioè, vi fa bene pensare che sono rifatta a testa a piedi, cioè, ma non è un vostro problema, cioè, cosa vi frega? Andate avanti. Vabbè, comunque, non lo capirò mai. Comunque, vi lascio al video. Però, insomma, volevo dire questa cosa perché, cioè, sta gente non ce la fa proprio, state rovinati. I had a dream, we were sipping whiskey, highest floor.